Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 13 settembre 1919. Le mie amarezze crescono e non faccio altro che lamentarmi col mio sempre amabile Gesù, dicendogli: pietà, amore mio, pietà. Non vedi come mi sono ridotta? Mi sento che non ho più vita, né desideri, né affetti, né amore. Tutto il mio interno come morto. Ah Gesù, dov'è il frutto in me di tanti tuoi insegnamenti? Mentre ciò dicevo, mi sono sentita vicino al mio dolce Gesù e con catene forti mi legava e rilegava e mi ha detto: figlia mia, il segno più certo ed il suggello dei miei insegnamenti in te è il non sentire nulla di proprio. E poi, non è proprio questo vivere nel mio volere, sperdersi in me? Come vai cercando i tuoi desideri, affetti ed altro, se li hai sperduti nel mio volere? La mia volontà è immensa e per trovarli ci vuole troppo, e per vivere di me non conviene più vivere della vita propria, altrimenti fai vedere che non sei contenta di vivere nella mia vita, è tutta sperduta in me. Settembre 1919. Non faccio altro che lamentarmi col mio amabile Gesù ed il benedetto Gesù, facendosi sentire, mi ha detto: figlia mia, chi è vittima deve stare esposto a ricevere tutti i colpi della divina giustizia e deve provare in sé le pene delle creature ed i rigori che queste pene meritano dalla giustizia divina. Oh, come gemeva la mia stritolata umanità sotto questi rigori! Non solo questo,
ma dal tuo stato di privazione ed abbandono, puoi vedere come stanno le creature con me e come la giustizia divina sta per punirle con i più terribili flagelli. L'uomo è giunto allo stato di completa pazzia e ai pazzi si usano le sferze più dure. Ed io, mio Gesù, lo stato è troppo duro. Se non avessi l'incanto del tuo volere che mi tiene come assorbita, io non so che farei. E Gesù, la mia giustizia non può prendere da due la soddisfazione. Perciò ti tiene come sospesa da quelle pene di prima. Ma siccome quando io volli che ti mettessi in questo stato, vi fu anche il concorso dell'ubbidienza, ora l'ubbidienza vuole tenerti ancora in questo stato. Ecco, perciò esso continua. Ma però questa è sempre una cosa avanti alla giustizia divina, perché la creatura vuole fare la parte sua. Tu però non ti spostare in nulla, e dopo vedrai ciò che farà il tuo Gesù per te. 8 ottobre 1919. Continuando il mio solito stato di pene e privazioni, me la passo con Gesù quasi in silenzio, tutta abbandonata in Lui, come una piccola bimba. Onde il mio dolce Gesù, facendosi vedere nel mio interno, mi ha detto: «Figlia mia, la confidenza in me è la piccola nube di luce in cui resta l'anima così coinvolta da farle scomparire tutti i timori, tutti i dubbi, tutte le debolezze, perché la confidenza in me non solo le forma questa piccola nube di luce che l'involge tutta, ma la nutre di cibi contrari che hanno la virtù di dissipare tutti i timori, tutti i dubbi, tutte le debolezze. Difatti la confidenza in me dissipa il timore e nutre l'anima di puro amore, scioglie i dubbi e dà la certezza, toglie la debolezza e le dà la fortezza. Anzi, la fa tanto ardita con me che si attacca alle mie mammelle e succhia, succhia e si nutre. Né altro cibo vuole. E se vede che succhiando non le viene tutto, e ciò lo permetto per citarla alla più alta confidenza, lei non si stanca né si stacca dal mio petto, anzi vi succhia più forte, urta la testa al mio petto. Ed io me la rido e la faccio fare. Sicché l'anima confidente è il mio sorriso e il mio divertimento. Sicché chi confida in me mi ama, mi stima, mi crede ricco, potente, immenso. Invece chi sconfida non mi ama davvero. Mi disonora, mi crede povero, impotente, piccolo. Che affronto alla mia bontà. Bene, anche oggi come sempre le istruzioni che richiediamo da questi scritti sono importanti, molto importanti per la nostra vita interiore e per la nostra vita nel divino volere. Abbiamo visto come si deve morire alla propria vita per vivere della vita di Gesù. E vedremo il senso profondo. Abbiamo visto gli effetti dello stato di vittima. Abbiamo già parlato nei giorni scorsi di questa vocazione del tutto particolare, diffusa, ecco, anche se non troppo nella Chiesa. E chi è chiamato a questo stato deve corrispondervi, ecco. Non bisogna offrirsi a questo stato con troppa precipitazione o entusiasmo interiore, perché è uno stato impegnativo. E poi Gesù ha fatto una lezione magistrale sulla confidenza, che è un po' il complemento di quella della scorsa meditazione sull'abbandono. Abbandono e confidenza, ecco, sono due
binari su cui cammina il treno dell'amore a Gesù, l'amore vero. Se vogliamo anche due rovesci di una stessa medaglia, di una stessa moneta, camminano abbastanza inscindibili uno dall'altro. Bene, come sempre andiamo con ordine. Allora, Luisa è preoccupata di essere, ecco, poco sollecita e poco praticante, ecco, degli insegnamenti di Gesù. Tutti sappiamo che la vera vita di un cristiano, di un cattolico, appunto, è quella del credente praticante. Ecco, praticante poi non soltanto la pratica sacramentale, che è importantissima, ma anche la pratica esistenziale, cioè vivere quello in cui diciamo di credere e viverlo sul serio, ecco, non così e così a corrente alternata o a metà. Gesù rassicura Luisa dicendogli questa bellissima frase, che è anche un segno anche di discernimento per noi. Il segno più certo e il suggello dei miei insegnamenti è il non sentire nulla di proprio. Perché vivere nel mio volere è sperdersi in me, termine tecnico di questa, chiamiamola spiritualità, sperdersi in Gesù. Abbiamo già visto altre volte un termine più forte del semplice perdersi, è di più, proprio sperdersi, per non ritrovarsi più. È il linguaggio dell'amore, di chi non fa più vita propria, perché questo è il fine, la maturazione, il compimento della vita di voi, cioè non si vive più una vita propria, ma si vive la vita di Gesù, significa questo, e di Maria. Significa che si fanno nostri i loro pensieri, nostri i loro sentimenti, nostri i loro desideri, nostri i loro voleri. Per me è importante quello che per loro è importante. Io voglio quello che loro vogliono. E sto lì dove mi mettono, senza nessun tipo di recriminazione, di brontolamenti, di lamentela. Prendo tutti ti amo e tutte le cose buone che mi mandano, accetto e offro volentieri tutte le piccole, medie, grandi, croci, sofferenze, le sciocchezze della vita quotidiana in cui comunque si impara a vedere di involere le grandi cose della vita. Non sentire nulla di proprio. Ecco, questo non sentire nulla di proprio è uno stadio maturo. Il non fare più vita propria. È chiaro che questo richiede la conoscenza, richiede la crescita, non soltanto nella conoscenza che ci deve stare, comunque globale, diciamo così, sostanziale del pensiero di Gesù, del suo Vangelo, della sua volontà, ma anche quella conoscenza intima e personale, ecco, la capacità di decodificare sempre meglio, ecco, quello che vuole da me oggi nella mia situazione concreta di vita in cui mi trovo. I desideri e i voleri propri non ci sono più, e questo noi ce ne accorgiamo. Certo, può succedere, insomma, che nasca, ecco, come dire, qualche lecito, sano desiderio o volere che venga dal nostro interno, no? Ecco. Ma anche qui la spia che stiamo più di là che di qua, nel senso che stiamo vivendo più la vita di Gesù che la nostra. È, come dire, la capacità immediata di rinunciare a quel desiderio. Se Gesù mi fa capire che vuole altro o mi impedisce di portarlo a compimento, no? Ecco,
si sta proprio in quello stato di lo sperdersi, è come dire ancora proprio, cioè, quando noi perdiamo una cosa non la troviamo più, cioè, se una cosa l'abbiamo persa, l'abbiamo persa. D'accordo? Se uno si perde un oggetto, può pure provare a fare 13 gol al padre a Sant'Antonio, insomma, per ritrovarlo, ma se poi non lo trova, l'ha perso. D'accordo? Ecco, quindi la vita proprio personale è persa. Questi sono, diciamo, realtà, concetti molto profondi, spirituali, come in tutte le cose molto spirituali, diciamo così, il più grande maestro è la pratica, è il viverli, perché a parole non si riesce più di tanto a penetrare. Si tratta di stati di vita, ecco, da sperimentare cosa vuol dire stare spersi in Gesù. E quindi essere contenti di vivere la vita di Gesù, non la nostra. Una cosa meravigliosa. Ecco, Gesù continua poi a istruire Luisa sull'essere vittima, sempre a proposito del suo stato di privazione della presenza di Gesù e dell'abbandono, perché c'è anche l'abbandono al contrario, no? Noi dobbiamo abbandonarci tra le braccia di Gesù come un bimbo in braccio a sua madre, come abbiamo visto. A volte Gesù, come dire, ci fa percepire uno stato un po' di abbandono, simile a quello che lui ha vissuto durante la passione, no? Che culminò nel grido della croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, questo stato di abbandono noi dobbiamo sempre pensare. Il Signore ci sta facendo, quando ce lo fa vivere, ci sta facendo sperimentare lo stato delle creature sciocche che vivono continuamente prive di Gesù ed abbandonate da Lui, non perché Lui le ha private di sé e perché gli fa sentire l'amarezza dell'abbandono, ma perché loro si privano volontariamente di lui e vivono avendo abbandonato loro Dio e quindi sentendosi abbandonati da lui, che è la cosa più brutta che possa succedere, perché non c'è niente di più brutto nella vita. Infatti è assolutamente inconcepibile pensare a una vita senza Gesù, non c'è niente di più brutto. Niente di più infausto, niente di più disgraziato di una vita senza Gesù. Eppure questa completa pazzia, questa ingiustificabile pazzia, questa assurda pazzia, è proprio della stragrande maggioranza degli uomini. E che cosa si fa dinanzi a questa assurda pazzia? Dice Gesù, esperienza anche, come dire, umana, con i pazzi, proprio i pazzi furiosi, quelli che non ragionano, perché quando uno è pazzo non ragiona, e come fai a ridurlo, come dire, alla quiete, alla calma, a colpi di sferza? Ecco, Gesù parlava nel 1919, insomma, ma queste considerazioni, come spesso accade in questi scritti, sembrano essere molto attuali. Ecco. Quindi che il Signore moltiplichi i sacrifici generosi di queste anime eroiche, ecco, che si offrono e che continuano ad attirare grazie e occasioni di conversione su anime veramente che non se lo meriterebbero, assolutamente ingrate. Quali sono quelle, insomma, purtroppo della maggioranza degli uomini. Ci siano quindi in questo modo risparmiati tanti brutti momenti che ci siamo andati a costruire e a creare proprio con le nostre proprie mani. Quasi che sembra a volte che l'uomo sia così sciocco, sembra quasi che lo faccia apposta, ecco, volersi andare a cacciare in un mare di guai. Ecco, veniamo invece a chiudere in bellezza questa meditazione con qualche considerazione sulla confidenza in Gesù.
vorrei accentuare un aspetto, che è quello che Gesù poi evidenzia al termine di questo breve ma intenso capitoletto. Che chi ha confidenza in Gesù, chi confida in Lui, ricordiamo anche, no? Proprio in contemporanea, perché Santa Faustina nacque nel 1905 e morì nel 1938, qui quando Luisa scrive queste cose, Santa Faustina aveva 14 anni, ecco, di lì a poco il grido Gesù confido in te avrebbe cominciato lentamente a risuonare nel mondo, ecco, grazie alle rivelazioni di Santa Faustina, alle rivelazioni sulla Divina Misericordia, no? Quanto Gesù ama la confidenza. La confidenza, che non deve essere mai la madre della male della mala creanza, non è questo il senso corretto in cui intenderla, ma la confidenza proprio di chi dà a Gesù quello che è di Gesù e si comporta di conseguenza. Gesù è amore infinito, è amore infinito, è amore non amato, è amore che desidera essere amato. Allora confidare in Gesù vuol dire amarlo anzitutto. Gesù è ogni ricchezza e ogni bellezza e ogni santità. Gesù è Dio, d'accordo? E quindi va stimato per quello che è. Noi non possiamo, ecco perché la confidenza non è mai la madre della mala creanza, no? Cioè la stima che si ha di Gesù è immensa. Quindi questo senso grande di confidenza non toglie mai dall'anima che veramente ama e confida in Gesù la percezione, il senso di stare davanti a Lui, cioè a colui che è il più grande, che è il più santo, che è vero che mi ama infinitamente, è vero che vuole essere amato infinitamente, ma è vero anche che il grido del centurione che la Chiesa ci fa ripetere prima della comunione è l'atteggiamento ordinario anche di chi confida in Gesù: Signore mio, non sono degno che tu neanche mi vuoi. Rivolgi un piccolo sguardo, insomma, no? Eppure mi chiami ad essere tuo intimo, vuoi che io sia in perfetta comunione con te, tuo amico, come dice nel Vangelo di San Giovanni. E questo produce quello stupore che genera quella stima e quel bel timore reverenziale che accompagna, senza nulla togliervi, la relazione fondamentale, fondante che si ha con Gesù, che è relazione d'amore. Quindi, che chi confida in me, mi ama, mi stima, mi crede ricco, potente, immenso. Santa Teresa diceva: chi a Dio nulla gli manca, solo Dio basta. Ma certo, Gesù è infinitamente ricco, cioè con Gesù non manca nulla, né di beni materiali, né di beni morali, né di beni affettivi né di beni spirituali, perché Lui tutto dona a chi confida in Lui e nulla manca. Mi crede potente. Gesù è potente. Io sono personalmente convinto che una delle operazioni sataniche che fanno gongolare il diavolo, nel senso che quando non riesce a fare altro, quindi non riesce a vincere qualcuno, a farlo cadere, lui si mette a fare il gradasso, d'accordo? Ostenta, come dire, mostra, ecco, tutte le sue stramaledette opere, di cui oggi abbiamo una rassegna, insomma, una carrellata ininterrotta sotto i nostri occhi, e quindi i danni e il male che questi producono, la perdita, la rovina delle anime, cose in generale, per far pensare a noi, farci venire quel sentimento appunto di semidisperazione, di dire: ma che ci possiamo fare contro tutto questo strapotere del male? Sembra invincibile. E ci viene una sorta di depressione. No, no. Tutto il male che Satana fa, e che non sta facendo tanto, e che ha come condizione basilare di esercizio la stupidità dei liberi arbitri degli uomini che si gettano come sciocchi nelle sue mani, nelle sue grinfie, anzi perfide, non è qualche cosa che sfugge al controllo e al potere divino. Cioè Gesù, se volesse atterrare il diavolo adesso,
far cessare tutte le ingiustizie, tutti i mali del mondo, seduta a stante, d'accordo? Lo potrebbe fare con un atto istantaneo di volontà. Ma noi ci crediamo veramente a questo qui. Perché se uno ci crede veramente, tante volte l'ho detto e ripetuto, ci sono dei passi della Sacra Scrittura, dei Salmi, che la Chiesa si mette in bocca e lodi, nei vesperi, dice: noi non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare. Perché Dio è la roccia. Ci fa tremare la terra sotto i piedi, tremano i monti nel fondo del mare. E vabbè, Dio sa perché permette questa cosa, non c'è problema. Credere Gesù ricco e potente, credere Gesù immenso, corto, confinato, per l'immensità, che è una caratteristica divina, sappiamo che Dio è in cielo e in terra in ogni uomo, cioè Gesù è ininterrottamente al mio fianco, vicino a me, mi vede, mi assiste, mi ama, mi accompagna, mi ispira, mi illumina. Ma tu ci credi veramente? Io ci credo veramente? O pensiamo che siamo abbandonati a noi stessi, che la nostra vita circola e va avanti, si sa bene dove, perché, come? Esisterà o non esisterà Dio? Si prenderà cura di noi oppure no, come molta gente pensa? Gesù è immenso. E chi sconfida in Lui, attenzione, non mi ama, mi disonora, mi crede povero, impotente e piccolo. Questo possiamo anche invertirla, questa frase, no? Non chi sconfida non mi ama, ma chi non mi ama vuol dire che non confida. Chi mi disonora vuol dire che non confida in me. Chi mi pensa povero o impotente, o piccolo, ma dov'è la sua confidenza? Allora, quando si vivono bene le dimensioni dell'abbandono e della confidenza, si provi a pensare anche nella dimensione della preghiera personale, dell'approfondimento personale, come cambia la vita. Non cambiano le cose intorno a noi, possono anche, anzi, incrudelire e diventare sempre peggio, ma cambia il modo con cui noi le viviamo. E questo è il grande cambiamento. È questo il cambiamento che ti fa svoltare la vita. Dice: la confidenza fa scomparire tutti i timori. Ma tutti, dice Gesù, fa scomparire tutti i dubbi e fa scomparire tutte le debolezze. Perché? Perché nutre di virtù e di disposizione atteggiamenti contrari ai timori, ai dubbi e alle debolezze. La confidenza è medissima al timore e nutre l'anima di puro amore. Cosa dice San Giovanni? L'amore perfetto scaccia il timore. Non si ha paura né di Dio, né del prossimo, né del diavolo. Non si ha paura nemmeno di noi stessi, che sinceramente a volte i più grandi soggetti da temere siamo noi con i guai che combiniamo. Ecco, ma chi c'ha la confidenza? C'ha paura manco di se stesso, nel senso che Gesù mio, lo sai chi sono. Quindi non mi toglie mai veramente mai dalla testa, perché appena comincio a fare di testa mia, combino solo che guai. Quindi veramente pensaci tu, dammi una mano. Questo è anche un atteggiamento da vivere, diciamo, che lo si comprende, lo si gusta. Quando lo si vive, dubbi, i dubbi possono essere di qualunque tipo. Dio esiste, Dio non esiste, Dio c'è, Dio non c'è, Gesù mi ama, Gesù non mi ama, e stiamo facendo bene, stiamo facendo male, in tante questioni. I dubbi non ci sono più. Ricordo il buon professor Fisichella, che mi ha insegnato teologia fondamentale, quando in aula diceva: la fede non ammette dubbi, e tutti quanti saltavano sulla sedia e dicevano: ma come, la fede non ammette dubbi? Cioè la fede, proprio perché è fede, che non è certezza, per forza che ammette i dubbi, ma proprio per niente. Perché la fede non è, come dire, non si fonda su argomenti scientifici
cogenti, d'accordo? Quindi necessari e imprescindibili, ma si fonda sulla parola di Dio, sulla sua autorità. Per cui è più facile che 2 più 2 faccia 5 che non che una verità di fede sia falsa. E quindi non è da sconsiderati dubitarvi. E infine, toglie la debolezza e reda la fortezza. E qui Gesù poi si avventura nella descrizione delle arditezze molto forti, ecco, che le anime confidenti si permettono con lui, e Gesù ci sta. Non solo che ci sta, ma le provoca, come dire, non solo che non le ferma, ecco, nei loro voli un po' arditi, ma ci sta e le provoca, quindi non le soddisfa, per farle aumentare ancora di più la confidenza, l'intimità e l'amore. Ecco, questa è qualcosa della vita nella divina volontà, è qualcosa di ciò che attende chi entra in questo meraviglioso mondo. Bene, Santa Vergine Maria, ti ringraziamo e ti chiediamo oggi, ecco, di ottenerci una confidenza simile a quella che hai vissuto tu nella tua vita terrena nei confronti di Gesù, completamente sconfinata e capace di farti sperdere. Tu sei colei che ha vissuto la vita di Gesù al 100%, senza proprio conoscere nemmeno. Tu non hai avuto una vita tua, la tua vita è stata la vita di Gesù ininterrottamente. Ecco, fai in modo, aiutaci, che la nostra vita sia la tua, sia quella di Gesù, spersi in te e in lui, navigando nelle acque dell'abbandono e della confidenza, in queste acque sante e benedette che portano ogni quiete, ogni gioia e ogni pace. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.